una delle delusioni della Lega vissuta sinora, pregi e difetti della Roma Calcio a 8. De Angeli e Co sono usciti definitivamente dalla crisi ed ora puntano in alto. Gli Emmers ripartono da loro stessi, tante conferme e qualche recupero chiave. Inizio 2014, momento giusto per fare un bilancio sulla prima parte di stagione. Ecco i pregi e i difetti della Roma Calcio a 8. La facilità di andare a segno con tanti giocatori è certamente la qualità migliore dei giallorossi. I 10 marcatori diversi in 10 giornate sono un bottino inferiore solo a quello dei campioni in carica del Checco dello Scapicollo. Seferi Claus è l'altra grande nota positiva. Le sue 5 reti in campionato fino a questo momento stanno compensando le pesanti partenze di due pezzi grossi come Tommaso D'Anversa e Manuel Cosimi. La capacità di giocare la partita alla pari contro qualsiasi avversario è un altro grande pregio. Il risultato di miglior prestigio ottenuto fin qui è proprio la vittoria 2-1 contro il Checco capolista, testimonianza del fatto che sulla carta i giallorossi non sono inferiori a nessuno. Sicuramente vincere contro il Checco dello Scapicollo ti dà sempre quella carica in più. Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché comunque siamo una squadra nuova e dobbiamo pensare partita dopo partita, perché ormai in questa Lega nessuno ti regala la partita, quindi se non entri concentrato e con la giusta carica e determinazione puoi perdere con tutti. La classifica è la prima nota negativa di questo avvio di stagione. I 14 punti ottenuti fino a questo momento relegano i giallorossi alla nona posizione della graduatoria, una piazza che non rispecchia di certo le aspettative di inizio campionato. L'attacco sembra essere l'altro punto debole. Nonostante la gran vena realizzativa di Seferi e la buona capacità di mandare a segno tanti giocatori differenti, i giallorossi risultano il secondo peggior attacco della Serie A, dietro solo l'Alitalia Calcio, ultima in classifica. Quello che ci manca quest'anno probabilmente è la finalizzazione proprio. Bisogna segnare di più perché ovviamente è fondamentale questa cosa e quest'anno ci mancano un po' di cose. La discontinuità è l'altro grande problema. La partenza sprint con 3 vittorie in altrettante gare aveva fatto sognare un po' a tutti. Dopo quella serie di risultati sono arrivati però 2 pareggi, 4 sconfitte ed una sola vittoria. Un bottino tutt'altro che sufficiente. Il Football 8 ha dato finalmente una svolta al proprio campionato. È ovvio per tutti quanti che è stata la squadra del mese di dicembre. Con 7 punti in 3 partite si è rilanciata ed i playoff sono ora a distanza di soli 3 punti. La chiave dei successi, il ritorno di molti uomini per i ragazzi di Bonfiglio. Quando ci presentiamo con la squadra al completo dimostriamo su ogni partita che siamo una squadra preparata per la Lega, per anche arrivare ai playoff come ha chiesto il Presidente. La squadra però non ha intenzione di dormire sugli allori. Queste settimane di pausa sono state utilizzate per fare una preparazione specifica. Intanto arriviamo che faremo una preparazione in modo tale da venire preparati al campo, fisicamente soprattutto, visto le vacanze di Natale. Il match potrebbe sembrare abbordabile contro un'Alitalia sempre più in crisi, che staziona ormai dall'inizio del campionato nelle ultime posizioni della Serie A. Ma per il Football 8 non è il momento di sottovalutare nessuno. La striscia dei risultati utili vuole essere aumentata. Proprio per questo contro gli ultimi della classe non sono permessi passi falsi. L'Italia sarà ultimo in classifica, ma non conta niente, perché questo campionato è livellato talmente tanto che ogni partita porta delle insidie nuove. Quindi noi siamo fiduciosi su quello che facciamo e continuiamo su questa strada. Gli Hammers hanno concluso con una sconfitta il 2013, perdendo per 4-1 contro il Checco dello Scapicollo, squadra che vince il campionato da 3 anni consecutivi. Come era stato sottolineato da Pasquali, la squadra aveva pochi giocatori a disposizione a causa degli infortuni e secondo le sue dichiarazioni non erano previste operazioni in entrata durante il mercato invernale. Ma sebbene gli Emmers non abbiano di fatto effettuato acquisti, hanno però recuperato giocatori fondamentali per il prosieguo della stagione, tra cui Fabio Bianchi, che si era rotto il crociato l'anno scorso ed era andato a giocare in Serie B per recuperare gradualmente dall'infortunio. Dovrebbe rientrare Gallo a pianissimo e poi Ghilardi, Alessandro, centrocampista, che si è fatto male alla prima giornata. Dovrebbe ritornare Bianchi Fabio, che l'anno scorso ha avuto la rottura del crociato, ha iniziato a giocare in Serie B volutamente per riprendere e dovrebbe ritornare. Nella prossima giornata Mellaro e compagni dovranno affrontare il Pizza Boom, che punta ai primi posti della classifica, come afferma Pasquali, dopo aver messo in difficoltà altre squadre che aspirano alla vittoria come Mister Jeff e Checco dello Scapicollo. Ce la metteranno tutta per rendere la vita difficile alla squadra del presidente Messali, nonostante sia una partita ardua.
Sì, è sempre stata una partita, cioè beh, noi con molte squadre abbiamo dei conti sempre con Sergest, che è lo scapicollo, abbiamo messo in difficoltà sempre tante squadre che sono state sempre al vertice. Ce la faranno gli Emmers a ripetere lo strepitoso girone di ritorno come nella scorsa stagione?